2 giugno, festa della Repubblica, ricordando la Costituzione e la democrazia. Anche a Crotone e sempre in Piazza Umberto I, la cerimonia con l'alzabandiera e la deposizione della corona di alloro per ricordare i caduti in guerra. Il messaggio rivolto dal capo dello Stato Sergio Mattarella ai prefetti in occasione della festa della Repubblica è stato letto da Franca Ferraro, prefetto di Crotone. È un discorso molto impegnativo per noi che l'abbiamo ricevuto. Ha ripercorso tutti gli aspetti salienti che riguardano la nostra attività. Ma una cosa mi ha colpito, quello che lui ha affermato, che noi siamo gli operatori della Costituzione. Io penso che sia un compito difficile, che bisogna svolgere tutti i giorni, ma non soltanto i prefetti della Repubblica. Io penso che tutti noi dobbiamo essere a presidio del rispetto dei valori della Costituzione, ma ancora di più a presidio della democrazia. Non a caso ho voluto che oggi, come anche l'anno scorso, fossero presenti i ragazzi per suonare l'inno d'Italia, perché è importante. Non mi stancherò mai di dirlo, mai di ripeterlo, a costo di sembrare noiosa, ma solo i nostri figli, se noi riusciamo a trasmettere i nostri valori, renderanno questa terra ancora più bella. Perché cosa c'è di più, si dice più meraviglioso, dei propri figli? Nient'altro. Una cerimonia allietata dall'inno nazionale a cura del liceo Gian Vincenzo Gravina e del coro polifonico Anna Frank dell'istituto comprensivo Antonio Rosmini. Mentre, durante la cerimonia, una copia della Costituzione italiana è stata consegnata al giovane alfiere della Repubblica, il crotonese Giovanni Prestinice, premiato al Quirinale di recente dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nel sociale. Allora, ho saputo di Giovanni dal telegiornale. Quindi l'ho voluto incontrare perché volevo conoscere lui e la sua famiglia, perché una famiglia che ha un figlio così è una famiglia veramente ammirevole. Ho voluto conoscere anche il fratello Thomas e l'ho invitato per oggi. L'ho invitato per oggi perché lui è parte di questa Repubblica, con il riconoscimento del Presidente della Repubblica stessa. Poi sono state consegnate le onorificenze a chi si è distinto negli anni con il Cavalierato della Repubblica. Sono importanti anche gli esempi, sono importanti le persone che hanno ricevuto le onorificenze. Io lo voglio ricordare, non si dispiacciano gli altri, ma il vicario della prefettura di Crotone, il dottor Francesco D'Alessio. Io sono veramente onorata di aver contribuito a questo riconoscimento, ma lui è una persona eccezionale.